parte, no? Questo fa capire come sempre meno le banche fanno il lavoro che tanto nobile, che la signora dice non ci possiamo più fidare di quelli che sta, cioè lei l'ha detto indirettamente, ma di voi che state qui lei non si fida più, o facciamo da soli e saltiamo la mediazione della politica, perché voi una legge di tutela nei loro confronti non la farete mai. Cioè, beh, fammici andare dentro e poi vediamo. Qualcosa ci va da solo. Qualcosa, allora, Berlusconi vuole prendere il 100%. No, posso dire una cosa? No, su questo punto posso il 35, dire una cosa. Voglio no, posso dire una cosa? Su questa, una volta tanto che non me la prende un fassino, stasera faccia dire una cosa. Che buono. Cioè, che il concetto è questo. Noi come Italia dei Valori abbiamo fatto per 5 anni opposizione e sicuramente abbiamo fatto opposizione quest'ultimo anno e mezzo al governo Monti. Perché io ho fatto opposizione al governo Monti? Non è perché c'è l'Oden, semplicemente perché ritengo che sia proprio l'espressione di quel che denunciava Tremonti prima, cioè è la finanza che governa la politica e Monti è l'espressione dell'Europa e della finanza, dell'Europa della tecnocrazia, dell'Europa dei poteri forti, dell'Europa delle lobby finanziarie che decidono la politica, tant'è vero che dove ha avuto pure il ruolo di senatore a vita perché doveva stare al di fuori dei giochi politici e seppure candidato fregando loro perché pensavano di aver vinto sicuro e adesso si sono trovati col terzo incomodo che gli ha rovinato la festa, se no altrimenti si accordavano pure con noi e trovano la politica. Stabilito questo, io che cosa dico? Quindi ha rovinato pure a voi il Monti, diciamo. A me non mi ha fregato perché per 52 volte non l'ho mai votato, loro l'hanno votato sempre. E adesso dicono, se no ci avete fatto caso, a proposito, chi ci ascolta, avete fatto caso una cosa, che se ascoltate la televisione, arriva Bersani e dice, noi cambieremo quello che ha fatto Monti. Arriva Berlusconi, mamma mia quello che ha fatto Monti. Arriva Monti, si guarda allo specchio e dice, cambierò tutto, cambierò pure l'IMU, cambierò... Ma chi l'ha votato tutti questi provvedimenti per quest'anno e mezzo? Io ero l'unico lì che votavo contro, non ho mica capito. No, voglio dire una cosa, aspetti, chiudo un discorso, il discorso è questo. Voglio dire innanzitutto una cosa, sa perché tutto questo? Ecco, io per esempio voglio fare un'altra denuncia pubblica, non so se lo sanno chi ci ascolta a casa, ma la Commissione parlamentare ha preso una decisione che è ridicola e drammatica. Ci si presenta alle elezioni, si presentano 5 candidati premier alle elezioni, la Commissione parlamentare ha detto che il confronto si può fare solo a 3. Gli altri 2 sono figli di, noi si dice di madre vedova, non è figlio di madre vedova. Cioè perché gli altri 2 candidati non possono partecipare a un confronto in modo che tutti quanti possano sentire le versioni di tutti? Questa idea, cioè, che si può far sapere agli italiani soltanto quello che ti pare e piace, fa credere agli italiani che, diciamo così, quello che ha fatto Monti ha risolto i problemi. Io invece dico questo. Noi è vero che dobbiamo far quadrare i conti, ma Monti, io gli addebito la maggiore responsabilità che l'ha fatto quadrare facendo pagare il conto ai più deboli e ai più onesti. E l'idea che se non, a proposito, se non fosse per voi e se fosse per l'informazione, quello per cui paghiamo il canone, neanche saprebbero che c'è una formazione politica che si presenta e si chiama Rivoluzione Civile. Neanche lo saprebbero se non fosse per voi. Allora io dico questo. Non sottolinei questa cosa perché... No, attenzione, non fatti fregare. Poi dopo noi, ha capito, no, questo ci sono diventa, due modi per parlare cose. Questo diventa un derivato ci dopo sono, le elezioni, quindi no, voglio dire non una vorrei cosa. Che venisse ci sono due riscosso. Cose. Ci sono diciamo, due modi per parlare. Facciamo finta che non ci è così. Ci sono due cose. Uno è parlare e darti la possibilità attraverso un confronto di idee, di far capire cosa proponi. L'altro è quello di sparlarne e di parlarne male. Sì, allora ti dice, io ti ho dato gli stessi tempi dell'altro, sì, ma per trattarmi come un cane, che ragionamento. Non vabbè, però Bersani ha detto che se sono solo loro 3 non si fa, quindi... No, chi l'ha detto? Questo Bersani, proprio detto, questo voglio detto dire. Bersani, perché io, Bersani basta che non si fanno i dibattiti, lui è tranquillo. Quindi, cioè, no, qualunque cosa, basta, cioè, è una buona situazione. No, ma io dico una cosa, è possibile o non è possibile, proprio per le ragioni che diceva Tremonti prima, e cioè... che Monti è la massima espressione in Italia di quello che è quella finanza che si è impossessata la politica, mandarla a casa questa finanza? Questo domanda, è il problema. E una allora domanda per mandarla a casa Tremonti questa qui. Non è per Tremonti, è per Rivoluzione Civile la voglio mandare a casa. No, perché, voglio...
vuoi rispondere lei? No, io non voglio affidare, perché il Partito Democratico ha già deciso oggi, Bersani l'ha detto, oggi ha detto Bersani, dopo le elezioni ci Di Pietro sta facendo un tale numero di parentesi che fra poco il mio cervello va in tilt, perché non riesco più a sapere parentesi tondo, parentesi quadra, parentesi graffa, parentesi... Ma io voglio sapere per quale ragione il Partito Democratico intende riaffidarsi nelle mani di Monti, che ha rovinato l'Italia in quest'ultimo anno e mezzo. Questo è un problema politico. Ma perché dici Di Pietro? Mi rendo conto che appunto siamo in campagna elettorale, però ma certo siamo in campagna elettorale, direbbe Bersani, siamo qui a vendere Bruscolini. Però un minimo di attenzione alla realtà, un minimo di attenzione alla realtà. Ma l'ha detto oggi Bersani. Ma che cosa ha detto? Monti ha detto oggi una cosa di più ieri, ha detto mi posso andare col PD e col PDL, a chi mi offre di più? Il mestiere più vecchio del mondo. A chi mi offre di più? Posso stare col PD e col PDL. È un fiume in piena. No, mi fa piacere perché l'ultima volta era un po'... invece l'ho visto... Com'è? È un fiume in piena. Stai con me. Ti offro di più. Ma possiamo... Ma non ho capito che qua si faceva teatro. Siamo venuti a fare teatro. Teatro la fate voi, con l'ipocrisia. Che fate credere ai cittadini che modificate tutto e invece per un anno e mezzo avevate una maggioranza bulgara e avete fatto i cazzi vostri. Vai.